Ciao a tutti amici di Sfornati, benvenuti nella nostra cucina. Io sono Davide e oggi cucineremo insieme un piatto veramente gustoso, i budini di broccoli e salsa di noci. Ecco qua la lista degli ingredienti che ci serviranno. Ci serviranno 600 g di broccoli lessati in acqua salata per circa 10-12 minuti, 100 g di gorgonzola dolce, 60 g di parmigiano, 50 g di gherigli di noci, 1 scalogno, 2 uova, 3,5 decilitri di besciamella soda, che adesso vi dirò con quali proporzioni fare, quanto basta di latte, quanto basta di olio evo e quanto basta di sale. Per quanto riguarda la besciamella soda, dovrete prepararla utilizzando 35 g di burro, 70 g di farina, quindi il doppio rispetto al burro, 350 ml di latte, quanto basta di noce moscata e quanto basta di sale. Abbiamo fatto lessare i nostri broccoli e li abbiamo lasciati raffreddare. Adesso prepareremo la besciamella e non appena sarà pronta ci vedremo per il secondo passaggio della ricetta. La nostra besciamella molto densa è pronta. Ci vorranno pochissimi minuti. Per farla ho sciolto il burro, ho aggiunto la farina facendola sciogliere lentamente all'interno del burro e unito 350 ml di latte già caldo. In qualche minuto si è addensata, ho salato e ho pepato. A questo punto andremo a tritare il nostro scalogno in una casseruola antiaderente dove faremo rosolare i nostri broccoli per qualche minuto. Ed ecco dopo qualche minuto pronti i nostri broccoli, adesso li saleremo leggermente, peperemo se ci piace, diamo una mescolata e metteremo tutto in un mixer, munito di lama ovviamente. Ridurremo adesso tutto ad una sorta di purè facendo girare il nostro mixer per qualche minuto. E dopo qualche minuto abbiamo ottenuto la consistenza desiderata. Mettiamo tutto in un recipiente e vediamo come proseguire. Una volta trasferito il tutto nella nostra terrina, uniamo le due uova il parmigiano. Una volta amalgamato il tutto, aggiungeremo un terzo della nostra besciamella solida. Solo un terzo perché i rimanenti due terzi li andremo ad allungare con un po' di latte e faremo sciogliere al suo interno il gorgonzola per poi decorare i budini una volta sformati. Prendo una sac à poche di quelle usa e getta e vado a inserire il nostro preparato al suo interno. In questa maniera saremo più precisi quando andremo a versare il composto nelle formine. Ed ecco pronta la nostra sac à poche. Ho imburrato degli stampini usa e getta e voi potreste usare anche le formine che normalmente usate per i budini o ad esempio potreste anche metterlo in una pirofila e farlo diventare come un grosso polpettone. Un'altra idea è farla direttamente nella teglia, quella che solitamente usate per i muffin. Adesso andrò a tagliare la punta e riempirò fino a 3/4 ogni singola formina. Ed ecco qua i nostri stampini pieni. A me ne sono venuti 10 perché queste formine non sono molto capienti. Adesso le poniamo tutte in una teglia e riempiamo la teglia di acqua per una cottura a bagnomaria. Cosa significa? Che verseremo dell'acqua fredda, in questo caso, all'interno della teglia fino a raggiungere un pelo la metà dell'altezza del pirottino. Una volta riempita la teglia con l'acqua che ci occorre, andremo a posizionare la teglia in forno a 180 gradi per almeno 25 minuti. Fate la prova a stecchino per vedere se effettivamente il vostro tortino è cotto. Poi li sfornerete e li farete totalmente raffreddare. E mentre i nostri tortini stanno cuocendo nel forno, noi ci occupiamo della restante besciamella. Come vi avevo detto, adesso la metteremo sul fuoco, la faremo riscaldare aggiungendo tanto latte quanto basta per farla diventare una crema molto fluida
e aggiungeremo chiaramente il gorgonzola. Vi farò vedere poi la consistenza finale di questa besciamella che servirà esclusivamente per decorare il tortino una volta rivoltato nel piatto. Sminuzzeremo nella besciamella anche i grigli di noce. Quando la besciamella sarà liquida, come ultima cosa, li verseremo al suo interno. Ed eccola qua la nostra besciamella, come vedete è molto fluida. All'interno ci sono i grigli di noce, sta ancora fumando. Aspettiamo la cottura ultimata dei budini per decorarli poi a pioggia sopra. Ed eccoli pronti i nostri budini di broccoli con salsa alle noci. Io li ho messi in un vassoio, li ho ricoperti di salsa e li potrei servire a tavola direttamente così, oppure come antipasto in una coppetta monoporzione. Ognuno avrà il suo budino e rimarrà molto contento sia del gusto che della scioglievolezza in bocca. Anche per oggi la ricetta è andata. Io vi do appuntamento sul nostro blog per avere foto e informazioni dettagliate della ricetta al sito www.sfornati.com e vi ricordo di seguirci sui nostri social, su Instagram e su Facebook alla voce Sfornati. Buona giornata a tutti, grazie!